Gli azzurri della Nazionale Militare sono venuti a Izmir per il primo incontro del campionato internazionale che li oppone ai rappresentanti delle forze armate turche. La vigilia dell'incontro è serena per i nostri ragazzi, ben preparati nel morale e nel fisico. Doveroso è l'omaggio al monumento dell'eroe nazionale Kemal Atatürk. È giunta l'ora dell'incontro. HO, Accademia Aeronautica, scrivono i soldati turchi sul verde del prato, ad apertura dei convenevoli di rito ormai tradizionalmente uguali in ogni manifestazione del genere. Sono rapidi i preliminari, mentre la tifosissima folla di Izmir grida già tutta la sua passione. Nel primo tempo la squadra italiana controlla bene l'avversaria e manovra all'attacco con buone azioni in profondità, a stento contenute dall'irruente e decisa difesa dei calciatori soldati della Mezzaluna. Non molto tecnici, ma assai tenaci i contrattacchi turchi controllati dalla nostra difesa. Va via Ronzon, scarta il portiere, tocca esatto a rete, gol! È la vittoria italiana. Nella ripresa, favoriti da un arbitraggio un po' casalingo, i turchi assaltano con irruenza e buone trame la porta italiana. Ma i difensori, e specialmente il portiere Babassori, resistono brillantemente. Il portierino azzurro sul finire compie il suo capolavoro. Tiro di Katri, braccio di Mialic. Giocatori e folla gridano al rigore. La polizia prudenzialmente entra in campo. Batte Mustafa, scatta Babassori, para. La vittoria è salva e i ragazzi azzurri esultanti abbracciano il loro prodigioso portiere. È finita. I militari turchi hanno dovuto cedere in un serrato incontro ai nostri atleti, forse meglio preparati. Ci sarà la rivincita a Bari e non sarà una partita facile per gli italiani. La Turchia è un osso duro.